Sono Massimo Ferrari e sono il direttore generale del gruppo agricolo Cussali Beretta. Dal nostro punto di vista, chi non ha storicità come altre cantine del Chianti Classico, di cui si perde la notte dei tempi i primi anni di produzione, noi abbiamo solo 20 anni di storia, quindi il tema era di non arrivare ultimi e anche essere ultimi in questo. Quindi la scelta del Sangiovese è stata una scelta non semplice, perché il Sangiovese di qualità è molto faticoso da produrre, non è certamente il vitigno che si presta in maniera assolutamente naturale a questa, perché se non gestito le rese tendono ad essere alte, noi invece lavoriamo con basse rese, le vigne devono essere, diciamo, mature da questo punto di vista per produrre grandi prodotti. Il fine è ultimo anche in questo caso, nel senso, la visione era quella di produrre un vino che fosse contemporaneo in questo senso, cioè che potesse dare godimento da giovane, quindi con le annate, diciamo, correnti, ma permettesse un'evoluzione continua di lettura del prodotto anche nel corso degli anni. Questo per dare sia una garanzia a chi il vino lo consuma nell'immediatezza e sia a chi invece lo conserva in cantina, che può essere anche benissimo un ristoratore, che ritroverà un prodotto evoluto ma in maniera interessante nel tempo, anche a distanza di decenni.